La chiamano Leggina Salva Bagnino. È stata approvata ieri dal Consiglio regionale con la volontà di garantire una maggiore programmazione del turismo balneare. Promotori gli esponenti del PD, Mirko Ricci e Sara Giannini, che hanno voluto far sì che i concessionari di spiaggia potessero usufruire per un periodo di 20 anni della struttura, cioè gli chalet, in cui hanno investito. E non, commentano gli esponenti del PD, per 5 anni per poi indire una gara come vorrebbe il governo e in verità come vorrebbe l'Unione Europea. Con lo stesso provvedimento è stato anche istituito l'ufficio del demanio a San Benedetto. Qualche operatore sorride, ma qualche altro mette in guardia dal rischio che il provvedimento possa essere impugnato. E altri rimarcano che con il federalismo fiscale, tanto caro a Bossi, le competenze sul demanio potrebbero passare dallo Stato alle regioni. E solo allora la norma risulterà funzionale. Ma c'è anche chi, come Peppe Ricci, dell'ITB di San Benedetto, non vede nulla di nuovo in questo provvedimento voluto dal suo omonimo Mirko Ricci. Dalle notizie di stampa dovremmo essere più tranquilli, ma mentre sappiamo benissimo che queste risoluzioni che ha dato la Regione Marche, quella riferita ai 20 anni di concessione, è solo un adeguamento al comma 253 della legge finanziaria 2007, che prevede appunto che le concessioni possono andare da 6 a 20 anni in base agli investimenti che l'imprenditore fa sulla struttura. Quindi niente di nuovo all'orizzonte, ma solamente un adeguamento a quello che era prevista già nella finanziaria 2007. Noi chiediamo la sdemanializzazione delle aree dove sono state consentite di impiantare le nostre imprese turistiche balneari. Ma il Ricci di San Benedetto punta il dito anche contro il piano di spiaggia del sindaco Gaspari e chiede alcune modifiche banali ma indispensabili. Noi vorremmo che nel piano di spiaggia fosse contenuto la possibilità di adeguare alle norme igienico-sanitarie e quindi derogare i concessionari di spiaggia a poter ampliare lo stabilimento balneare solo per i servizi igienici che sono necessari per poter lavorare tutto l'anno. Tornando alla legge Salva Bagnini, di certo rappresenta un primo passo, ma destinato, senza il placet di Stato e Unione Europea, ad avere una valenza solo teorica.